Ci siamo quasi, il 23 inizia il raduno, la squadra c'è, ancora ecco, forse manca qualche altro piccolo elemento che si aggiungerà, Cipolle è andato via, però ci sono tante conferme, tante novità, venerdì anche l'allenatore arriverà a Canicattì. Sì, intanto vi ricordo che lunedì ci sarà uno stage qui al Pallorto Bardano, quindi il mister insieme allo staff tecnico sarà presente per la valutazione degli under, quindi infatti invito anche a ricordare questo evento che è molto importante. Però ufficialmente diciamo, il mister sarà presentato venerdì 20 alle ore 11.30. Ecco, per quanto riguarda la squadra, siete soddisfatti del mercato? Assolutissimamente sì, io credo che il direttore sportivo Avarello ha fatto un lavoro di concerto col mister, ha fatto un lavoro straordinario e riteniamo che di avere fatto degli ottimi acquisti sulla piazza, pensiamo di essere molto competitivi e di questo insomma ne siamo orgogliosi. Da qui al 23 ci saranno altre novità? Questo non lo so ancora, è una domanda che dovremmo rivolgere al direttore, però posso già dire che la squadra credo che sia completa in ogni reparto, poi se ci sarà l'occasione per chiudere qualche altro coppo secondo le necessità anche del mister ci faremo trovare pronti, questo è stato sempre nel nostro DNA. Questa società ha puntato sui giovani, c'è un gioiellino ecco, tra i giocatori, ce ne sono tanti naturalmente, che è Luca Attardo, sul quale hanno messo gli occhi tante società anche di categoria superiore. Su Attardo qual è un po' la decisione della società, se è stata presa una decisione? Intanto questo per noi è un motivo di grande orgoglio, perché il ragazzo oltre ad essere un ragazzo serio è un professionista allo stato puro e questo veramente ci inorgoglisce. È chiaro che se vi è la possibilità di fare il salto di qualità per la sua carriera professionale saremo noi ad accompagnarlo in qualsiasi piazza diciamo, di prestigio rispetto a quella che è Canicattì. Se invece diciamo, le richieste non saranno equiparate alla nostra, Luca rimarrà ben volentieri e farà parte del nostro progetto e sarà una pedina importantissima. Si giocherà a Ravanusa, questa decisione insomma, un po' da quello che avete sentito, i pareri della tifoseria, insomma, come viene vissuta all'interno anche della stessa dirigenza societaria? Ma guarda, sono molto schietto, per noi è un'opportunità perché comunque riteniamo che con i giocatori tecnici, perché abbiamo anche un elevato tasso tecnico in squadra, soprattutto con i nuovi arrivati, riteniamo sia giusto e doveroso dare la possibilità di esprimersi a questi giocatori in quel genere di situazioni perché comunque possono rendere al meglio. È chiaro che ci può essere sicuramente qualche piccolo disagio, soprattutto magari per gli anziani eccetera, ma cercheremo di organizzarci per non far mancare l'apporto e il supporto dei nostri tifosi e alla squadra. E a tal fine ringrazio comunque il sindaco di Ravanusa, dottor Carmelo D'Angelo, che ha dato la sua piena e massima disponibilità ad ospitarci. E faremo tre interventi in totale, diciamo, andremo tre volte a Ravanusa, il mercoledì per fare la sgambata, il sabato per la rifinitura e la domenica per lo svolgimento delle partite. Stiamo cercando di organizzarci in maniera meno indolore possibile per non creare disagi alla tifoseria, anche perché riteniamo l'apporto e il supporto dei tifosi parte fondamentale del nostro progetto e quindi mai e poi mai cercheremo di penalizzare la squadra, soprattutto i tifosi stessi.